Buonasera a tutti, ben ritrovati, benvenuti sul canale YouTube Holos Life, il canale ufficiale del Centro Mosaica di Lido di Camaiore. Siamo qua questa sera di giovedì, una giornata un pochino insolita, e dopo un po' di giorni che non siamo online, vi sarete accorti che insomma abbiamo mancato qualche giorno, però comunque è bello ritrovarsi. Vi ricordo di iscrivervi al canale e se avete voglia di avere dei video speciali, di abbonarvi al canale. Trovate tutto sul canale Holos Life. Questa sera abbiamo un ospite nuovo per il nostro canale che ci parlerà di economia alchemica, ma lo andiamo a incontrare tra 30 secondi, come sempre. Eccoci, ciao Stefano, benvenuto. Ciao, buonasera. Ciao. Allora, Buonasera. intanto avviso il nostro pubblico che siamo in collegamento con la Sicilia, vero? Con la bellissima Sicilia. Benvenuto su questo canale per la prima volta, che è il canale del Centro Mosaica. E ti vado a presentare per chi non ti conoscesse. Stefano Petrucci è un economista, uno psicologo clinico, un naturopata, un alchimista spirituale, un ipnotista e uno scrittore ed è anche un facilitatore evolutivo del talento umano e animico. È autore appunto di libri come appunto Economia Alchemica, vero, Stefano? E vorrei citare anche una frase che tratta dal suo sito, liberarsi dalle maschere e coltivare il brivido di essere ciò che siamo. Stefano, senti, economia alchemica, devo dire che abbiamo trattato sotto diversi aspetti l'alchimia, però dal punto di vista alchemico, perlomeno sul nostro canale, non l'abbiamo. Dal punto di vista economico, scusa, non l'abbiamo mai trattato. Tu appunto sei un economista, sei anche un alchimista, quindi perché non mettere insieme le cose? Ci puoi spiegare meglio come hai messo insieme queste due scienze? Sì, grazie. Effettivamente mi rendo conto che questo binomio, questa locuzione che si è coniata, diciamo, nelle mie ricerche una decina d'anni fa, in realtà una decina di anni fa per me era economia esoterica, poi l'economia alchemica è stato un ulteriore passaggio e pare susciti un po' di perplessità o comunque, insomma, curiosità. Quando in realtà, sia da economista vero, nel senso non economista che legge libri e insegna nelle accademie, ma economista che fa economia da tutti i punti di vista, non solo nei banchi, diciamo, nelle aule, ma soprattutto nelle imprese, e come anche artigiano, professionista, come consulente, mi sono formato un'idea di economia che è molto diversa da quella che viene propagandata, che è un vero e proprio Maya, una matrix bella e buona. Per cui sia come imprenditore sia come professionista fin da subito ho dovuto fare un po' di capriole nel cercare di trovare un connubio tra quello che per me era il senso di economia e quello che poi veniva propagandato all'esterno. L'economia, partendo da un semplice etimo, anche per accordarci tra di noi, perché cosa dobbiamo credere? Che l'economia, quella che ci dicono essere quando ci danno i numeri della borsa o dei mercati finanziari, no, non è quella l'economia. L'economia è l'oikos e il nomos, cioè è la capacità di saper organizzare, prendersi cura, amministrare nel miglior modo possibile, no? Si immagina sottotitolo, la casa, quindi qualunque casa.
qualunque ambiente con le sue risorse, i suoi enti, gli esseri viventi, che possano crescere nel miglior modo possibile esprimendo i loro talenti, le loro vocazioni, il loro posto al mondo. Questa è una buona economia. Economia vuol dire sapere organizzare dunque uno spazio con le sue risorse. A questo punto, il passaggio è molto breve, da alchimista, che è alchimista spirituale, che ha come centro del cammino la consapevolezza di poter trasmutare il piombo in oro, cioè passare da frequenze più basse a frequenze più alte in sé e intorno a sé, io direi che il miglior modo di prendersi cura di uno spazio con le sue risorse è darlo in mano all'alchimista e darlo in mano all'alchimia. Ma c'è anche un'altra radice, forse è ancora più importante, e cioè qui siamo all'interno di un piano di consapevolezza che, perdonami Simona, ma nel vostro canale lo possiamo dire, che dà per scontato che siamo su un piano di coscienza di persone che hanno capito e hanno magari già degli strumenti di creazione consapevole della realtà. Cioè siamo in una consapevolezza di un'auto-identificazione non più di un essere che vive la sua vita in un corpo, un nome, un cognome, un mestiere, un talento per una vita e poi fine della vita fisica finisce questo gioco. No, stiamo parlando di persone che hanno in sé già maturato la consapevolezza di essere qualcosa in più e che quindi, come ormai ci conferma anche la scienza, ma la pratica, se la vogliamo praticare, e le conoscenze antiche, tradizioni da sempre, che siamo noi creatori di ciò che viviamo. Partendo da questo assunto, se voglio un'economia esterna in armonia con me, io devo prima fare un'economia interna. E qui, Simona, che nasce l'economia esoterica come primo presupposto di una proiezione in armonia. Allora il lavoro è dentro. Economia interiore, economia esoterica, alchimia interiore, che richiede che cosa prima dell'economia? Come puoi organizzare, prenderti cura di cose all'interno se non le conosci? E conoscere se stessi, che cos'è? Ecologia. Quindi prima ecologia interiore, conoscere se stessi, attraverso un processo, nel libro ovviamente è raccontato di vari tipi di possibili trasmutazioni, no? Delle nostre radici, del nostro lato oscuro per intenderci, il nostro inconscio, per portare luce e portare in evoluzione spazi di coscienza rimasti incastrati, no? In parti umane che tutti quanti noi in qualche modo creiamo. Quindi c'è tutta una consapevolezza nel libro che se vogliamo creare economia dobbiamo partire dall'interiorità, mettere a posto, infatti parlo di popolazione interiore, di energie, lotta per le energie, ci sono anche dentro, non stanno solo fuori. Tutto quello che lotta per il denaro, moneta, come circolazione, c'è anche dentro. Quindi c'è un piano di osservazione che aiuta, parlo di mafia interiore, perché noi abbiamo i clan all'interno, i nostri ego si comportano come i boss e decidono per la nostra vita senza il padrone, tra virgolette, il padrone di casa, no? Allora qui rientra il padrone in casa, si ricorda come funziona l'ologramma della creazione e prende i posti del pannello di controllo partendo dall'interiorità, come un alchimista, un esoterico, un iniziato sa, come ormai milioni di persone, grazie al potente risveglio che è in atto e anche alle scoperte della scienza, della neuroscienza, ormai non possono negare, già in tanti sappiamo che effettivamente il gioco è particolare, quello che viviamo in questa vita, e noi svolgiamo una funzione più da creatori che da creature, e allora si tratta di entrare in questa ottica, facendo un processo di ecologia interiore e iniziando a governare lo spazio interiore. Quindi creiamo una politica animica, un governatore animico, noi abbiamo la possibilità di vedere, iniziare a specchiare fuori questo modello di realtà, di economia, di armonia, che così come nell'interiorità non mancherà di farci vedere delle eccezioni che però saranno occasione di un ulteriore scatto in avanti. In sostanza, Simona, si tratta di aderire
in maniera consapevole, con strumenti sempre più chiari, intanto a una rettificazione del proprio paradigma mentale, entrare nell'idea, la stessa parola economia va immediatamente ripresa, perché oltre al significato che gli ho dato, la frequenza che gli è stata attribuita è bassa, perché economia vuol dire risparmiare, perché economia è una cosa che ne sanno soltanto gli accademici, quelli che la studiano, che ne possono, o di economia possono parlare solo i telegiornali, cioè l'hanno allontanata da noi, come se non riguardasse noi, e dovesse essere qualcun altro a doverci dire come trarre economia nella nostra vita. Ma la verità è l'esatto contrario, che l'economia si fa solo a partire dall'individuo, proprio dall'individuo, ma neanche dalla comunità. Il processo di ricchezza nasce da un talento individuale che riesce a emergere attraverso uno smascheramento dei propri ego, e quindi questa liberazione del genio. E noi, tra parentesi, Simona, per questo io poi porto queste tematiche ormai da 25 anni in maniera esoterica in maniera da un decennio, noi abbiamo l'antropologia adatta a compiere questo salto, proprio qui in Italia, che non a caso è sotto attacco, e non da adesso, è sotto attacco la libera impresa, microimpresa familiare artigianale italiana, dove sono nate le eccellenze nei millenni. Questo processo è stato dichiarato, questa guerra è stata dichiarata, ma 30 anni fa in maniera chiara, e io ho seguito tutti i processi, per cui sono andato a riscovare un po' quelli che sono gli archetipi del Mediterraneo e dell'italiano in maniera particolare, e questo è sotto gli occhi di tutti, siamo tutti testimoni che se ci hanno consegnato un luogo così importante, che conserva l'80% quasi del valore delle ricchezze artistiche nel mondo, che non sono artistiche e basta a proposito di talento, ma contengono dei messaggi di armonia, contengono dei messaggi di verità, contengono dei messaggi simbolici nascosti. Tutti i grandi talenti dei rinascimenti, perché adesso ce n'è un altro, cioè sono sempre stati schiacciati, quello è uno dei pochi che è stato conosciuto perché c'erano dei mecenati di un certo tipo. Tutti questi talenti non erano talenti che si trovavano nella vita a essere bravi in qualcosa, sicuramente, questo e tante cose, ma venivano addestrati a delle conoscenze che sono delle conoscenze di creazione. Per chi è consapevole di essere creatore, inizia a utilizzare delle tecniche specifiche per irradiare dei sogni, delle visioni, dei progetti, secondo determinate dinamiche, procedure. Queste conoscenze le abbiamo già dentro. Noi siamo sotto attacco per vari motivi, perché la libera impresa, la piccola impresa italiana, per loro è un'ossessione, perché come anima che fa gola a tutti i nostri cacciatori, ha una caratteristica, che uscita da questo corpo continua il viaggio, a meno che non cade nella morte, cosiddetta morte seconda. E lo stesso è per l'impresa italiana, la butti a terra e rinasce, e rinasce in poche persone che fanno eccellenza facendo economia, cioè stando nel qui ed ora, in contatto col loro territorio, con la loro comunità, e in contatto con la propria interiorità, dalla quale traggono la direzione, il talento, la vocazione, la missione, parole che non esistono più. Ecco, questa forza è una forza che è come la lava in un vulcano che sta per esplodere, ma sta in Italia. Economia alchemica è un modello che riorganizza le idee completamente sulla natura dell'economia, perché è totalmente sballata, è un maglia, è una matrix, è completamente invertita. Noi immaginiamo che l'economia debba essere un regolamento che viene dall'alto, no. L'economia è la capacità di creare ricchezza e organizzazione degli spazi, case, cioè ambienti, ambiente interiore, ambiente esteriore, per livelli. Quando saremo capaci di gestire sul piano globale una visione d'insieme, armonica, proprio olistica, allora potremo parlare di economia che viene dall'alto, che non verrà mai dall'alto.
La ricchezza la crea la persona che fa, soprattutto quella che fa ciò che ama fare. E questa è la deviazione più grande. La nostra genialità, non solo degli italiani, delle anime in genere, di un certo tipo ovviamente, ma è quella di avere una propria impronta, cioè un proprio dono da dare al mondo, che solo quella, l'anima può dare. E allora bloccare quell'aspetto lì, frustrarlo nell'aspetto economico, facendo svilire anche la dignità di essere umano, è il progetto in cantiere da decenni. E allora già solo liberarsi di questo, sapendo che loro facciano quello che vogliono, con la loro agenda, ma se io non casco nella loro trappola di da dove verranno i soldi, posto fisso, professionalità in trend, dove conviene investire, tutte queste falsità, e stai nel cuore, e stai nelle tue virtù, stai nelle tue risorse, non perdi... Scusami se mi sto allungando, ma è interessantissimo. Un po' tecnica, perché il gioco con cui hanno fatto questo, come ci hanno spostato lo sguardo attentivo, quindi la nostra coscienza, è stato molto abile, no? Oltre che veramente c'è un arsenale di armi su tutti i livelli, stanno usando, utilizzano, perché sono ossessionati. Sono ossessionati. L'Italia e gli italiani sono un problema serio per il progetto globalista. Ti dico solo questo, l'economia che viviamo adesso viene detta economia di libero mercato, che bella parola libero, già ci fa sentire, libero per chi? Che ci dicono, lo vogliono i mercati, libero per i mercati, vabbè, lasciamo perdere questa cosa. Economia di mercato, che cosa vuol dire? Ci hanno detto, bello, entriamo nell'economia di mercato, anni 90 Simona, io ero presente anche a un certo livello di incontri internazionali dove queste cose venivano poi diramate attraverso dei grandi studi tipo Ambrosetti, dove io ho avuto la possibilità, accaduta nelle università, nelle imprese, come modello delle prossime imprese da seguire per essere vincenti. Quindi competizione, e io nella quale io ho fatto sempre il contrario, ho sempre vinto con la quindi competizione massima e ingrandimento delle aziende, le aziende piccole sarebbero morte tutte, internazionalizzazione, quindi fuga dall'Italia, cioè tutto un progetto che era basato su questo. Perché? Perché l'Italia è diventata ricca con l'economia di prodotto. Qual è l'economia di prodotto? Cioè il produttore fa i prodotti che vuole, le qualità, le quantità e i prezzi che vuole, boom, finisce lì. Cioè faccio quello che amo fare, come lo voglio fare, gli do il valore che voglio. È una follia in un'economia di mercato, ma intanto guarda, dov'è la mia coscienza, cioè dov'è la mia forza creativa? Il mio talento viene incontrato da uno sguardo che guarda nella direzione giusta. Dov'è? In ciò che io sento di voler fare, in ciò che io amo fare, in ciò che mi piace fare, in ciò che mi viene bene fare, allora lì c'è un seme di qualcosa che io posso portare nel mondo. E allora per me ha un grande valore, e quando lo faccio in eccellenza, perché facciamo eccellenza così, unicità, e noi abbiamo fatto capolavori, continuiamo a fare capolavori perché siamo ostinati, artigiani ostinati, a fregarcene di quello, soprattutto al meridione, un po' abbiamo questo vantaggio del ritardo, come chiama Franco Cassano, no? È un vantaggio di essere un po' ritardati a certi tipi di progressi e che ci salvaguarda un po' da queste aggressioni proprio anglosassoni di cultura d'impresa che ci vogliono cambiare il modo di essere imprenditori, no? Quando invece la nostra attenzione è fare quello che io voglio fare di testa mia e lì se uno se lo vuole se lo prende, se non se lo prende. E intanto faccio delle cose uniche. L'economia di mercato invece dice no, qua perdete tempo, la concorrenza è incredibile, quindi decide il mercato. L'economia di mercato vuol dire che le quantità, le qualità e i prezzi dei prodotti non li decidi più tu produttore, li decide il mercato, che intanto stavano... come posso dire, lo stavano comprando dicendo sarete consumatori, consumatori, cioè sarete voi protagonisti del consumo, prodotti personalizzati di massima qualità a prezzi sempre più convenienti, no? In realtà che cosa è successo? Che l'imprenditore
nei corsi di formazione, nei master, nelle università, i giovani imprenditori, manager, professionisti, tutti sono stati inculcati a portare fuori le imprese dall'Italia e a cercare dove si faceva il miglior business, dove il mercato chiedeva, e quindi abbiamo cominciato a prostituire le nostre vocazioni, smettendo di essere intraprenditori, diventando investitori, a prescindere dal settore, perché il mercato ci chiede quello, allora io faccio quello. Sto tradendo, e qui c'è una ferita importante animica, sto tradendo il mio talento. È una cosa molto seria, perché nella parabola di Gesù ci ricordiamo che cosa riservò a chi per paura e quindi per prudenza, convenienza, non con coraggio investì il suo talento. Lo ripudiò e lo condannò alla Gena, al fuoco eterno della Gena, mentre agli altri che avevano raddoppiato un'ottava, una frequenza su cui aveva dato 10 talenti, 20. Questo è il passaggio che dobbiamo fare. Dobbiamo cercare, siamo un'ottava di creazione, dobbiamo cercare di entrare in un'ottava superiore, dobbiamo consegnare i nostri talenti al mondo, dobbiamo raddoppiarli proprio, come dice la... perché raddoppia la nostra frequenza. E allora questa è una cosa che lui non sopportò proprio, la paura di esprimere il proprio talento è una cosa che non poteva perdonare, perché noi, la nostra anima non ce la perdona, nel senso che tradire i nostri talenti è la ferita più grave in assoluto, perché poi i talenti, qui se vuoi mi fermi, i temi sono tanti, perché quando parlo della parola talenti dovremmo accordare, perché anche lì c'è una matrix. La parola talento io l'ho scompattata, è diventata multidimensionale e ha svelato la sua vera natura. Non è quello che ci dicono, perché il talento, questa è un'altra manovra furbissima, noi crediamo essere, credo, vediamo se anche per te è così, è quella cosa che se io la so fare, mi piace fare e mi fa fare dei soldi o comunque mi fa guadagnare, mi fa riconoscere o mi fa addirittura diventare di successo, allora posso chiamare, questo è il mio talento, no? Che generalmente è un fare, un saper fare, un mestiere, no? Certo. Giusto? Questa è l'idea che abbiamo del talento. Non è questo. Il talento è un peso. Ricordiamoci il talenton sulla bilancia, poi è diventata la bilancia stessa e poi nelle parabole di Gesù per la prima volta poi è stata moneta, moneta. Il talento è la nostra moneta spirituale, in assoluto. Era, infatti era una, diventa, la prima moneta o talenton, no? Da peso era diventata moneta. Poi è tornata a essere peso spirituale nella parabola dei talenti. E cominciato a dire i tuoi talenti, in Gesù, nei Vangeli, si comincia a parlare dei talenti. Quindi un peso spirituale. Allora, il talento, questo svelo io, e non è che l'ho letto da qualche parte, infatti è un mio paradigma molto ben articolato, perché è proprio un'economia del talento. Cioè il talento che è come posso dire, il paniere degli ingredienti di quell'anima, ok, mescolati insieme creano N talenti del fare. Quindi il talento del fare non è il mio talento. Il mio talento, il mio peso, è il mio essere. Quindi il vero talento è il talento dell'essere. Spostare questa l'idea vecchia a questa nuova idea vuol dire capire perché mi sono frustrato tutta una vita a capire, aspettando di capire qual è il mio talento. La maggior parte delle persone non l'ha mai trovato. Quando l'ha trovato... magari è diventata anche straricco e poi qualcuno si è addirittura poi reso conto di quello che era, che aveva vissuto, qualcuno si è addirittura suicidato perché non era quello il talento del fare, c'era qualcos'altro sotto. Cos'era? Il mio talento, quello che io sono e che si esprime in N talenti, in N fare, ma io dico di più, anche in qualunque azione, camminare, respirare, essere. Cioè introdurre, manifestare nella materia gradualmente, sempre più consapevolmente, ciò che tu sei. E allora potrai scoprire che un talento del fare, inaspettatamente lo spirito ti fa suonare un pianoforte quando tu non l'avevi mai suonato,
E però poi non è che dici, ah, adesso voglio diventare ricco col pianoforte. No, caro mio, non si scherza più, perché adesso dobbiamo capire che il pianoforte non è il tuo talento, ma è un ponte per conoscere il tuo talento, per far tirare fuori la tua musica. Non devi mettere sulle spalle del pianoforte la responsabilità di farti diventare ricco, perché lo odierai, e infatti così succede. Lo ricatterai, e diventerà un rapporto malato. Diamo questa responsabilità ai vari fari di tenerci in vita per tutta la vita, farci diventare famosi. Il gioco è tutt'altro nella creazione. Tu dici il pianoforte, non gli dai la responsabilità di fare i soldi, no? Ora mi scattava una domanda, infatti la stavo scrivendo. Cioè, attraverso il talento del suonare, quindi io non devo investirlo di questa responsabilità, però comunque i soldi arrivano, cioè mi arrivano. Assolutamente, il processo è completamente diverso. È umano nel momento in cui poi la zia, la mamma ti sentono suonare e dicono: "No, tu da grande diventerai pianista", boom, e ti mettono il virus dentro, e allora incominci lì a dire: "Ok, devo suonare meglio, allora posso fare". Entrano già questi pensieri, entra già il disturbo, perché si crea questa idea proiettiva in cui tu sarai pianista. Ma come sarò? Io sono anima. Non sono neanche Stefano Petrucci, figurati se posso essere pianista. L'anima lo sa sta cosa, si sente già soffocare. E allora dice: "Cosa devo fare? Devo entrare in questo pianoforte. Allora vediamo come funziona, come si diventa, come si fa". Ecco, entra. È un'altra la storia creativa. Tu hai incontrato quei tasti hanno fatto nascere un miracolo da te. Stai in ascolto, continua a suonare. Continua a suonare, e la nonna, la mamma ti dicono: "Vabbè, quello sarà, ok, lo posso capire che nascono", però ecco, questo ci vorrebbe un po' più di tempo. Diciamo Perché si che tratta di. possiamo dire che all'arricchirsi è come un effetto collaterale di quando tu sei nel tuo talento senza preoccuparti Esatto. di Tu diventare sai ricco. benissimo che noi cioè, riceviamo quello che proiettiamo. Se io sto con l'ansia che la mia chitarra, il mio pianoforte mi deve portare sui palchi, io ho un rapporto alterato con questo strumento, e quindi ho già introdotto un conflitto, e le frequenze sono quelle che sono. Diverso è suonare sapendo che la ricchezza, questo è il punto, no? Economia esoterica, che la prima ricchezza, l'unica vera ricchezza, Gesù diceva. Ma sono parole che ci piace dire, ma non è che le capiamo bene. Fatevi tesori lì dove la ruggine non li tocca, no? Intendeva in cielo, perché lì dove sono i tuoi tesori, lì sarà il tuo cuore. Bella sta frase. Ma che voleva dire? Sarà il tuo cuore, sì. Puntini, puntini, oppure due punti. Siccome lì tu hai posto il cuore crea e quello avrai. Se quindi io metto il mio cuore, credo che i miei tesori siano i soldi, ok? Questi avrò e seguirò la scia dell'influenza esoterica che i soldi hanno nell'attualità società attuale. Se io invece vado nella materia dove i soldi verranno bruciati, verranno cancellati, o comunque li lascerò da qualche parte, se io porto invece le mie ricchezze mentre suono il pianoforte, mi accresce l'anima, la sto donando a questa musica, a chi mi sta ascoltando, la sto donando all'universo che capta queste frequenze e io le sento dentro di me. Io sono già ricco. Io sono già ricco. La mia musica sarà unica, anche se sporcata dalle mie incapacità e incompetenze, ma sarà animica. E noi sappiamo che anima, quando emerge, gli ego tacciono poi a un certo punto. E allora lì il gesto economico, di uscita di un talento del fare, dal fare al vendere, per capirci, no? A produrre economia, passa attraverso la condivisione, il dono. Siamo fissati anche qui con la moneta. Per esempio, altra induzione ai giovani che è stata fatta dagli anni, già gli anni 95, io da imprenditore me ne accorgevano che arrivavano già
anche se solo con quattro certificati, quattro titoli presi così, una laurea, a pensare di dover essere, ricevere chissà quali onorificenze, no? Cioè come se l'apprendistato, il maestro, l'allievo non ci fossero più. Hanno inculcato ai giovani che quando si mettono e fanno una cosa all'uncinetto, poi si devono fare pagare, perché se non si fanno pagare, non si fanno rispettare. E allora vedi, tanti giovani non riescono a emergere col talento perché si frustrano che qualcuno non glieli compra. Si bloccano lì. E Sì. non si rendono conto di tutto il processo creativo, di arricchimento interiore, della scoperta dei materiali, delle relazioni che può fare donandole e magari scambiando intanto quell'economia. Facendo questo, l'Ikigai ce lo dice in quattro passi. Io faccio un discorso più articolato, non solo perché non siamo zen, siamo mediterranei, ma perché c'è tanta più roba, diciamo, in questa mia ricerca, in questi strumenti che ho raccolto e che condivido e che sto ampliando, come vi sto dicendo. Cioè, Economia Alchemica è un libro che contiene delle conoscenze, delle tecniche per uscire fuori dalla Matrix. Quindi intanto dal paradigma, la deprogrammazione, la purificazione, la rettificazione, sapere entrare in stati di flusso creativi, e Economia 2 invece saranno i protocolli di creazione, cioè come sognare, come creare, utilizzando tecniche di varia natura, perché io conoscevo prima molto di più quelle sciamaniche, poi ho sviluppato quelle alchemiche e ultimamente, grazie anche a degli approfondimenti dei divulgatori italiani che proprio in questo periodo sto anche avendo la fortuna di incrociare, stanno riemergendo i vecchi protocolli rinascimentali con cui venivano addestrate le grandi genialità che hanno reso ricca e famosa l'Italia. Per cui questi protocolli sono straordinari, sono basati sulla geometria e sulla musica dell'universo, di cui noi siamo una parte importantissima. E questo lo lascio un po' nell'immagine che vi ho consegnata, ci sono dei codici, c'è dei simboli che possono aiutare a capire di che stiamo parlando. Quindi sarà un altro arsenale di strumenti che daremo con Economia Alchemica 2. Per mettere in pratica, perché lo possiamo fare, lo dobbiamo fare, lo sappiamo che funziona, sappiamo come funziona, dobbiamo trovare il modo di trasferire queste conoscenze. E io non sono un tuttologo, per cui in questo piano di poi condivisione di queste conoscenze mi avvarrò di tante altre persone, tanti altri ricercatori che su questo campo veramente vanno a completare il quadro della nostra capacità di poter creare intanto individualmente, e poi c'è l'altro aspetto fondamentale che è trattato ampiamente nel libro, della cooperazione. Cioè, il mio lavoro è stagliare al massimo l'individuo, a partire da me stesso, ma ciascuna risorsa, come possibile, come coach, come talent scout, come formatore, o proprio come passione, amo l'unicità, no? E la vedo un po' subito nelle persone. Non è poi semplice andarla a indagare perché è profondissima, è grandissima l'autenticità delle persone, comunque l'individualità, no? Quello che c'è nelle profondità. Ma una volta che hai stagliato e sei quello che sei, poniamo il caso di riuscirci in questa vita, no? Va, mettiamola così, però che ti avvicini o comunque cammini sul tuo filo, ok? Allora puoi incontrare delle situazioni in cui questa condizione la perdi, no? Non c'è più. Sì, bello, quando mi hai fatto pensare anche quando dici che perché l'Italia è un po' attaccata, proprio perché in Italia questo talento, questi mestieri che venivano dal talento erano naturali, no? Non so perché rispetto ad altre nazioni, perché l'Italia si è trovata con questi talenti, forse per la sua struttura, per la sua posizione, e però poi sta cominciando cioè, come le chiamate, prostituire le vocazioni, no? Prostituire le vocazioni, dici tu. Beh, questo è stato il lavoro di indottrinamento e deviazione
pluridecennale che stiamo subendo dalla propaganda, dai governi, dalle scuole, dalle università, sì, dai libri. L'indottrinamento, la deviazione della figura dell'imprenditore. Quindi se uno ritorna lì a pensare, ad osservare questa cosa, si rende anche conto come poter tornare lì, capito? Ora, soprattutto chi come me ha visto, perché magari un giovane non l'ha potuto osservare, capito, questa cosa, però ecco, mi hai fatto riflettere su questo cambiamento proprio a livello nazionale, mondiale, ma insomma. Sì, c'è da dire anche, Simone, l'Italia non è, diciamo, nel mirino della controelite, diciamo, perché non li ha letti nessuno, diciamo, comunque dei globalisti di turno molto evidenti, tra virgolette, degli ultimi anni. Non è solo il fattore economico, non è solo, è proprio il seme che c'è dentro di alcune conoscenze, e su questo non è che mi posso esprimere con compiutezza, perché ci sarebbero persone che sarebbero più in grado di dare maggiori dettagli su questo, però io so per certo che il punto è che questo è un territorio che sul piano spirituale ha in sé le due forze, tra virgolette, se le possiamo dire in opposizione, molto attive. E quindi qui c'è, come posso dire, l'America rappresenta un po' il luogo geografico che raccoglie un po' l'energia di questo movimento, l'energia militare, l'energia maschia, l'energia della forza. Se a Londra troviamo invece l'energia della testa, del serpente, no? Un po' la parte intellettiva, la parte spirituale sta a Roma. Nel bene e nel male, in Italia c'è un cuore spirituale che batte, e il polemos non poteva, cioè, diciamo, perché siamo veramente nel pole dell'Olimpo, tutti gli dei dell'Olimpo si stanno svegliando, e non potevano che svegliarsi qui, che nel Mediterraneo, nel cuore mediterraneo c'è l'Italia. Su questi temi esoterici, ripeto, preferisco non entrare perché non sono all'altezza, ma questo è un fatto, però, questo è un fatto che assumiamo e che dal mio punto di vista è una delle consapevolezze che mi ricorda pure sempre che, seppure l'Italia è rappresentata da un popolo di italiani mediamente ignorante, tra i più ignoranti in assoluto, questo è un fenomeno studiato da me in tanti modi, è reso ancora più ignorante con l'analfabetismo funzionale, come se non bastasse quello primario, che è ancora al 45%, gente che non sa né leggere né scrivere, per intenderci, e poi è subentrato l'analfabetismo funzionale con la dissonanza cognitiva che stiamo vivendo ormai, con la propaganda e di pensiero e tutto quello che la giostra ci sta facendo davvero divertire, ci sta facendo vedere. E non c'è tutta questa verve, no? Si vede, eppure, attenzione, io so che da qui uscirà qualche sorpresa. Per forza, ma non è una questione di... è qualcosa di chiaro. Basta una piccola luce quando c'è buio perché si veda. Bastano poche anime, poche persone. Questa è la verità. Ecco perché, scusami, uso questa vostra audience molto selezionata, ma è per questo lo voglio approfittarne. Il passaggio è proprio imparare a fare le cose insieme, Simona. Cioè, dopo aver stagliato l'individuo nella sua totale diversità, e questo rende possibile questo, in un processo di biodiversità, deve essere un corpo unico. Questo è come essere corpo unico. Lo si può fare nella materia, ma innanzitutto attraverso lo spirito e l'anima, entrando in connessioni altre, in stili di comunicazioni sottili che già possiamo praticare.
quindi evolvendoci nei sistemi anche di rapporto tra di noi. Io come imprenditore non parlo di filosofia, se non parlo di filosofia che è meravigliosa, guai a... Ma io parlo poi di cose che ho fatto nella mia vita. Io ho sempre vinto con la cooperazione e ho dimostrato che la concorrenza non esiste, è solo una frequenza. È una frequenza irradiata che te, se tu l'accetti, la incarni e la crei. Ma se ti sposti su una frequenza più alta, se chiedi al tuo corpo come sta, se stai in una situazione di concorrenza, se chiedi al tuo corpo come stai in una situazione di cooperazione, la risposta ce l'hai. Da dove viene la ricchezza? E se quella cosa della competizione non ti fa paura di perdere questo o quel rapporto, e sei in un concetto di anima, quindi di eternità, e questa piazza di gioco che dura 70, 100, 120, 50 anni, non è per te l'unica, cioè sostanzialmente sappiamo di essere destinati ad andare oltre la morte del corpo, allora tu sei incorruttibile. Allora tu non hai paura della morte, non ti fai ricattare, stai nel tuo centro. Ma anche lì c'è un grande lavoro. Beh, una grande verità, questa è vero. E questo è il punto di partenza di una creazione armonica. Siamo ricattabili per via della nostra paura della morte, lì. E non possiamo creare altro, perché se io ho paura di morire da 20 anni, progetto per 10. Ma se io invece so che dopo questa vita c'ho non solo un'altra isola, ma c'ho varie isole multidimensionali, perché ci sto già iniziando ad abitare, ad arredare, a riempire di contenuti, di desideri, di sogni, di visioni, io sto progettando in maniera multidimensionale a lunghissimo termine, cioè infinito, e per il bene delle generazioni qualunque esse siano. Cioè, il progetto che mi fa campare il giorno dopo è un derivato di questo. Si può fare, si può evitare di macchiarsi e di fare delle cose che non si vogliono fare per portare la pagnotta a casa. Si può fare, nella massima dignità, siamo liberi da adesso, se lo capiamo, che sei tu che fai ricchezza, che non fai ricchezza perché esiste un sistema, è una bugia. È il sistema che è il parassita. È facile capirlo. Basta vedere come funziona una casa. Chi crea economia? La casalinga crea economia. Chi sta a casa crea economia, crea ricchezza. Chi sta fuori porta denaro tutto a più. Ma l'economia è un'altra cosa. Può servire il denaro. Nell'economia di economia alchemica, il denaro può essere previsto, e ci sono ormai anche adesso, io poi seguo alcuni progetti nazionali di monete alternative che sono veramente interessanti, cioè la moneta creata direttamente da chi offre il proprio talento, cioè la crea in quel momento, è fattibilissimo, fattibilissimo, ma in un'economia come quella di cui l'economia potrebbe pure non esistere, perché parlo di economie che vanno anche nella quinta dimensione, cioè dove non c'è bisogno neanche di un leader per capirci. Nel mio modello di economia il leader non c'è bisogno, perché il leader è il talento che io chiamo collettivo, cioè quell'entità terza che si crea dalla sintesi sottile delle presenze in campo. E io mi connetto con quello. Dice, tu sei un pazzo. No, questa è una cosa che possiamo fare, cioè connetterci al campo piuttosto che al tizio Caio che abbiamo eletto come rappresentante di qualcosa che è sempre dinamico. Noi possiamo lavorare di empatia, di telepatia, possiamo avere delle connessioni magiche. Se eliminiamo la paura e andiamo nella fiducia dell'eternità, noi siamo dei creatori ineluttabili. Lo siamo pure pensando negativo, figurati se metti amore nella creazione, no? Sì. Senti Stefano, io ti volevo chiedere, ispirata un po' anche a un messaggio che ci viene da Paola, dove dice, ma a scuola lavano i cervelli, i giovani non hanno più strumenti di conoscenza. Io ti volevo chiedere, ma questi giovani, no, che comunque sono distratti dalla tecnologia, da un mondo che noi, cioè io perlomeno, ho conosciuto un mondo precedente a questo, no? Quindi
fanno più fatica a entrare in contatto con il loro talento rispetto ai ragazzi, diciamo, che hanno vissuto precedentemente, chiamiamoli ragazzi. Cioè, questi giovani fanno fatica a sentire per che cosa sono portati, qual è la loro missione. Tu cosa mi dici? Allora, diciamo che più che dare una fotografia sull'attuale condizione psicologica, diciamo, collettiva dell'adolescente medio, che non sarei in grado di, anche se di recente ho pubblicato un libro che, insomma, mi ha richiesto 3-4 anni di studi dopo di queste ricerche, che è proprio iperconnessione digitale, mutazioni umane indotte, proprio come la tecnologia è intervenuta nelle nostre abitudini, modificando anche la plasticità del nostro cervello, oltre che i comportamenti, e i più diretti, diciamo, le vittime più dirette sono i giovani. Quindi eliminiamo un po' la mia possibilità, non ho la possibilità di darti una fotografia aggiornata di come stanno le cose. Ti dico soltanto che sono ragazzi, ti ricordo, perché probabilmente lo saprai sicuramente, che stanno crescendo in un periodo in cui gli stanno dicendo con pubblicità, tipo mi viene in mente in questo momento la pubblicità che è passata in UK di questa ragazza, la rivista con i poster, cioè Sofia, se non mi sbaglio si chiamava, e poi il claim diceva: Sofia crede di sogna ancora di fare la ballerina. Si vedono queste cose, le scarpette da ballerina che lei se le stava calzando, no? Della serie, bella mia, pensa ancora che lei farà la ballerina e non sa che si occuperà del cyborg. Cioè, e questa è una dei, era una campagna multisoggetto, quindi c'erano tanti altri mestieri che dovevano essere abbandonati perché comunque tu non lo sai, qualunque cosa c'hai dentro, quello che ti succederà, lo dice, fa parte della fluidità, no? Del fluido. Cioè, la fluidità, il fluid ormai è diventato, abbiamo visto, no? Anche, cioè, sfacciatamente nel baraccone più pessimo che possiamo avere in Italia, quindi figura di livello, Sanremo, no? Abbiamo visto come è sbarcato il gender fluid in una maniera volgare, proprio grezza, come all'altezza di chi ci governa, no? Ma direi dei governatori, chi ci governa anche un po' più in alto. Ma questa fluidità, che è la fluidità nel lavoro, la fluidità nel pensiero, no? La fluidità in tutto, e per dimenticarci poi chi siamo. Allora, sti ragazzi stanno crescendo nella fluidificazione di quello che tu stai dicendo. Quindi loro stanno facendo molta più fatica. Nelle scuole non puoi dire quello che pensi. In questo periodo, nelle scuole, pochissimi alunni, pochissime classi sono ribellati, hanno chiesto: ma che sta succedendo? Hanno subito tutto, dalle mascherine, sono abituati a. Io ho figli di varie età, quindi posso testimoniare non di altri, anche dei miei. Questi ragazzi magari dentro casa scalciano, ma sono abituati a essere addomesticati fuori. Non era come eravamo noi, era diverso, no? Se c'era una cosa, scioperavamo, manifestavamo, dichiaravamo il nostro pensiero, Una e loro non se lo formano. ribellione, c'era uno spirito ribelle comunque in ognuno. Bellissima parola, bellissima parola. Bella. E quindi purtroppo stanno navigando in mari molto difficili per un'anima, però noi siamo degli adulti, dei genitori, chi come noi ha aperto gli occhi a degli strumenti con fiducia, gradualmente, nei tempi, nei modi giusti, li riforniamo, perché anche questi ragazzi aprano gli occhi, no? Sappiano, incomincino. Questo è quello che faccio io. Lo facevo con mia figlia, che adesso ha 20 anni da quando nacque, e lo faccio adesso con i figli della mia compagna: aprire gli occhi. Quindi vuol dire vedere anche l'altra faccia della medaglia, no? Quindi spiegar loro il maglia, proprio l'illusione, tutto ciò che viene detto alla TV viene decodificato, ormai non c'è neanche più bisogno, perché comunque questi alla TV ci vanno, questi ai, ai, ai sti social ci vanno.
e allora li accompagni, e non dicendo no, questo no, ma facendoli, come possibile, smascherando. E poi ci sono tanti temi interessanti da sottoporre, perché il tema della realtà, che è difficile, ma è bellissimo, altro che fantascienza, e di come si crea la realtà, di cos'è davvero la realtà, di chi siamo noi, parlano i supereroi. Trasmutare un po' le cose e portargliele con i loro linguaggi, con il loro potenziale. Io ho fiducia che ci sia spazio per un risveglio anche di quell'età, ma sono molto molto tenuti così, sono cresciuti in un ambiente... È più faticoso, però probabilmente la loro sfida, Stefano, no? Sì, esatto, sono d'accordo. Alla fine era questo che volevo dire. Sono fiducioso perché comunque è la loro sfida, sì. Sì. Senti Stefano, abbiamo parlato prima della diretta della possibilità di fare dei corsi anche di economia alchemica, sì. Vero? Sì, sì. Cosa possiamo imparare dai corsi? Cioè, cosa vengono dati? Degli strumenti che troviamo nei tuoi libri? Come pensi possano essere strutturati? Poi dopo ovviamente informeremo, però ecco, ero curiosa di sapere... Si rivolgono intanto a persone che possono essere non necessariamente imprenditori, ma aspiranti imprenditori, artigiani, artisti, persone di qualunque tipo, anche senza esperienze imprenditoriali o conoscenze economiche. La cosa importante è che siano entrati già nell'idea, parliamo di risveglio della coscienza, nell'idea di chi sono. Allora questo libro è ancora più per loro, anche se questo libro, letto da chi non si è ancora, diciamo, non è ancora entrato in contatto con la propria anima, quindi con la propria natura, non sta facendo un proprio percorso di coltivazione spirituale, eccetera, viene colto da tante cose, ma viene prevalentemente frastornato. Non è da tutti, vengono svelate molte. Qua siamo in una realtà invertita, Simona, quindi cioè, non è semplice trasmettere queste cose. Quindi la prima cosa è che questi sono strumenti ferri che servirebbero a tutti, ma non tutti oggi li sanno tenere e li capiscono. E quindi è qualcosa che può riguardare quel tipo di persona, e quindi può essere anche una persona che non ha mai fatto impresa, non ha mai tirato fuori niente dalle proprie mani perché è stato dipendente per 30 anni, oppure, non lo so, casalinga, o si è sottovalutata. Quindi tirare fuori anche il talento, e da lì si parte e si dimostra la ricchezza interiore, la bellezza che si crea con il sorriso nella vita che puoi diramare nel tuo ambiente casalingo, e poi da lì negli ambienti di lavoro far sperimentare la ricchezza con strumenti di intanto rettificazione, perché conoscere se stessi per andare in creazione sempre più consapevole richiede dei passaggi alchemici, no? Di trasmutazione del proprio lato oscuro, delle proprie paure, delle proprie idee, delle proprie credenze, costruire nuove chiavi di volta, no? Nuove architetture del pensiero, fino a iniziare ad avere una chiarezza di sé, del mondo e e degli eventi, degli episodi. Con dentro la chiarezza tutto il mistero e l'insicurezza che vogliamo, ma su un piano di consapevolezza che io so che mi sto costruendo io, quindi mi creo il mio piano di osservazione. Dopodiché si tratta di amplificare quelle che sono le possibilità di far scaturire i propri talenti, sia il talento dell'essere soprattutto, che i talenti del fare. E allora lì ci sono, anche nel libro, varie tecniche, una creata da me secondo 5 elementi per arrivare a etere, secondo un percorso ben preciso che è unito anche a, diciamo, delle tecniche sciamaniche, quindi a dei richiami simbolici a dei animali di potere, insomma in 5 passaggi, stati di coscienza, l'ho chiamato il fiore del talento, per arrivare ad etere, a sbocciare nella genialità, che è quella genialità totalmente individuale ma in armonia col collettivo. Quello è il nostro tornare un po' a casa. Questo deve essere,
È bello questo, cioè mi rendo veramente conto, sembra un paradosso, no? Io devo sviluppare il mio talento, ma lo devo manifestare in collaborazione, Non no? c'è alternativa. E nasce per questo. Talento mio diverso dal tuo, ma come un mosaico, no? Io ti Sì, porto sempre l'esempio del mosaico perché ho fatto lo è. tanti mosaici, però l'importanza della mia tessera, del mio talento per questa opera d'arte, no? E comunque distogliere lo sguardo dal denaro. Questo che dici? Assolutamente, assolutamente. E attenzione, con questo non voglio dire che dobbiamo tenere lontano il pensiero. No, No. no, dobbiamo cambiare il pensiero. Quando tu cambi il pensiero del denaro, non è che non lo pensi perché non va No, no. pensato, non lo pensi perché non è un fine. Sarà un mezzo che incontrerai mentre tu stai facendo altro, però sei concentrata alla ricchezza, alla creatività. Quindi questo è il passaggio stato di flusso e lì arriviamo con l'economia alchemica 1 a consegnare un percorso di liberazione, di emancipazione dall'idea di dover stare dentro le direttive di qualcun altro, perché se vuoi campare non rimarrai solo, farai le cose che ami fare e sarai perfino ricco dentro e fuori ed è una cosa che si possiamo sperimentare. Dopodiché adesso, e questi corsi di formazione che iniziano a partire riguardano Economia Alchemica 2, chiamiamoli, dove sarò più espresso, diciamo, approfondirò le tecniche di creazione, le conoscenze e le tecniche di creazione, che anche esse ovviamente non possono essere racchiuse in un libro se non in maniera sintetica, richiederanno poi ulteriori approfondimenti per diversi filoni, tecniche sciamaniche, tecniche alchemiche e tecniche esoteriche tipiche nostre, e queste sono quelle che ti accennavo prima, sulle quali per le quali mi avvarrò anche di altri ricercatori con i quali sto già collaborando, che sono avanti nella simbologia rispetto a me, insomma, possiamo fare essere molto, ecco, a proposito di cooperazione, non una trasmissione di conoscenza, come si fa a fare se non ci trasmettiamo tra di noi ricercatori? Noi, Cosa? no, dicevo, queste collaborazioni a noi del Mosaica ci vengono naturali. Lo so, lo so, lo so, infatti mi piace molto questa vostra tribù. Sì. Grazie. Bello, bello veramente. Sentiamo, E scusami, senti. già che mi chiedevi dei corsi, questo può interessare, siccome si sta sviluppando così tanto, sto per avviare, per adesso ne vorrei formare non più di 10, però sto per iniziare a creare anche i training per facilitatori di economia alchemica. Perché io poi seguo imprese, seguo persone che cambiano lavoro, cambiano tutto e ci sono già tante testimonianze negli anni di imprenditori, persone normali, hanno cambiato vita attraverso questo tipo di processo, di questa metamorfosi, poggiata su. Io poi alla fine, come un DJ, prende la musica dell'universo, degli altri, ma non dico tante cose nuove, ma perché sono assemblate, ma sono conoscenze, ho affinato delle mie tecniche assolutamente, non mi vergogno di proporle, però si tratta di unire dei puntini dal mio punto di vista. E infatti chi legge poi si rende conto che è difficilmente, diciamo, non attendibile quello, perché è comunque all'interno di un impianto di chi è all'interno di un certo tipo di percorsi. Già conosciuto, ci sono molti punti di vista innovativi, ma perché sono dei punti che io unisco, in una maniera un po' divergente, come economia alchemica. Ma io non ho inventato niente di economia e niente di alchemica. Vorrei rispettare il valore del significato della parola economia, quello sì, e quello della parola alchimia. E allora cerco di andare indietro, di rifarmi alle radici. Io, Stefano, sono molto incantata e veramente mi piacerebbe ecco, collaborare in qualche modo per mettere su delle scuole, dei corsi, anche proprio come centro Mosaica. Veramente molto, molto Sarebbe interessante, veramente meraviglioso. necessario, direi necessario, proprio
Sì, metanomia, il cambio di mentalità e non più dell'essere così, ma dell'essere che è consapevole di essere lui il creatore della ricchezza e economica, perché a me piace questa parola, che non ha a che fare con la moneta. Visto che ci stiamo per salutare, però, io ci tengo a dire una cosa. Io sono perfettamente consapevole che questo mio contributo non è un contributo sicuramente spirituale, ma è rivolto all'illusione, diciamo così, cioè a questa forma di rappresentazione della vita che in questo contesto, in questa dimensione, ci chiama a questo esercizio di fare il primo compimento del talento archetipale umano, cioè portare lo spirito nella materia. Ma è solo per questo, non perché io creda che sia urgente, che sia necessario, ci dobbiamo svegliare. No, no, guarda, io sto già da solo, sto bene. Però questo messaggio può essere utile. Non c'è nessuno, non c'è tempo, non c'è fretta. E le cose sono già risolte, è stato già fatto tutto. Quindi io so già, so, ci tengo a precisarlo, che non mi sento né un santo né un eroe. Perché sto invitando le persone a produrre ricchezza. Sento che sia giusto farlo, perché la ricchezza è nelle loro mani, qualcuno glielo deve dire, e così ci emancipiamo. È questo. Bello, bello Stefano, veramente. Come puoi concludere questo incontro, Stefano? Grazie per la domanda, bella domanda. Come si conclude un incontro così? Ma io intanto veramente ti voglio ringraziare perché comunque dare voce a voci divergenti, voi lo fate già, e anche molto autorevoli, interessanti, però è sempre un onore avere un canale che dice ok Stefano, di quello che pensi. E non niente è scontato, quindi io vi ringrazio e questo per me è già. Ringrazio chi ci ha ascoltato e chi ci ascolterà. Tanta gratitudine per chi presta ascolto alle mie parole, e ci tengo a dirlo, anche questo non è scontato, e non sono parole così, ma già che, visto che mi dici questo, come concludere? Porta l'attenzione alla tua volontà, inizia a fare una scrematura con il cuore, con l'ascolto, con l'attenzione nel tempo, con calma. Di quello che tu vuoi. E tra le tue volontà, che ce ne saranno tante, anche volontà che non sono tue, ci cioè avrai pure la volontà della nonna che si aspettava da te, nipote, che facessi quello, eccetera. Hai volontà degli avi, hai volontà eterodirette dentro di te, ma hai anche volontà egoiche di ombra, ma poi c'hai volontà animiche. Allora, stai in osservazione, inizia a fare. Ecologia, conoscenza vuol dire ecologia, vuol dire pulizia. Ecologia vuol dire ecologos, vuol dire conoscere, non pulire. Quindi io ho un ascolto e i fuochi con il mio ascolto, cioè quello della coscienza, iniziano ad aggregarsi, a spegnersi quelli falsi e piano piano il fuoco di sottofondo lo riconosci. Quindi io, ecco, approfitto di questo saluto per dire, inizia a entrare in contatto con il tuo fuoco e prendi da lì la tua direzione. Poi dopodiché, coraggio, osa, vai avanti, senza paura. Stefano, io ti ho conosciuto stasera, ci siamo scambiati qualche Ho mail e sono rimasta veramente finito, incantata. ho finito. Grazie. Veramente, grazie, grazie a te, grazie alle persone che sono state con noi questa sera e a chi, come hai detto tu, sono sempre di più quelli che ci seguono il giorno dopo e i giorni successivi. Rimanete con noi. In contatto e grazie e buone cose a Grazie tutti. ancora. Grazie, buona serata.